Allora, la questione di cui appunto parla l'opposizione, il consigliere Ghera, è chiaramente arrivata all'attenzione della maggioranza e stiamo parlando di famiglie che al momento non sappiamo esattamente ecco, quale sia la situazione, perché da quanto abbiamo potuto leggere l'ATER ha promesso una ricollocazione. Però quello che noi dobbiamo fare in qualità di maggioranza è intanto approfondire la questione, proprio perché ci sono alcuni punti che devono essere chiariti, anche se la responsabilità della gestione che è stata negli anni completamente ed esclusivamente ATER. Però chiaramente si tratta di cittadini romani, vicino a loro abitano altri cittadini romani che hanno dei contratti col Comune di Roma e quindi dobbiamo approfondire sicuramente molti aspetti. E prima quindi di poterci esprimere è necessario proprio questo, un approfondimento, una lettura delle carte, cosa che noi abbiamo iniziato a percorrere. E che ancora diciamo, continueremo a fare, approfondiremo nell'incontro che a breve ci sarà perché è stato richiesto dal municipio territorialmente competente. Chiaramente a questo incontro sono stati invitati diciamo, tutti gli attori, sia di maggioranza ed espressione nostra politica del Movimento 5 Stelle e poi gli attori responsabili e coinvolti nella questione. Per questo motivo, il Movimento 5 Stelle voterà contrario a questa proposta di mozione, proprio perché un'indicazione politica non ci sentiamo di sposarla prima di venire a conoscenza di tutte le informazioni indispensabili, in tal senso.